Montezemolo, l'impasto è il momento giusto o è un segnale che la politica non sta appressa alle cose che ora ci racconteranno Cagno e Giannini? Ma io credo che intanto da diverse settimane sembra che il problema numero uno di questo paese sia un eventuale rimpasto. Io non voglio entrare in questioni politiche, dico però che tornando al tema della stabilità, e condividevo quando parlava Caro Figlio, lui citava lo scrittore, io cito Einstein, quando diceva che le grandi crisi sono le più grandi opportunità per un paese. Paradossalmente questa pandemia ha messo in evidenza tre temi: la ricerca, quando si parlava di ricerca parlo da presidente di Telethon, la gente pensava che non fosse una priorità; la sanità, perché quello che stiamo vedendo nella sanità pubblica dimostra che ci saremmo dovuti preparare dopo quanto è successo a marzo; e terzo, la scuola. Allora, oggi noi stiamo vivendo un momento in cui molte famiglie stanno trascurando per i problemi economici l'educazione dei propri figli, e pensare che un figlio parta alla gara della vita alla scuola in condizioni diverse dagli altri è inaccettabile. Giannini, quindi questo è un tema fondamentale,